Ciao! Siamo Captures Channel e questo è il terzo video che facciamo con Accordo.it. Oggi vi parleremo di una cosa che può sembrare banale, ma invece è molto importante, ed è l'immagine del musicista. È molto importante scrivere musica di buona qualità, ma altrettanto importante è anche curare la propria immagine, sia sul palco, sia sui social media. Infatti è meglio arrivare ad un concerto vestiti in un determinato modo piuttosto che vestiti a caso, con felpa o pantaloni della tuta da ginnastica. Consiglio numero 1, l'abbigliamento. Non vogliamo certo dettare consigli sulla moda, anche noi solitamente chiediamo consiglio a degli amici o dei parenti, però prepararsi un costume di scena è sicuramente una cosa che aiuta. L'importante è scegliere qualcosa di caratteristico, nel nostro caso sono i cappelli, però potrebbero essere anche delle bretelle, delle cravatte, dei papillon. Questo per far sì che l'immagine rimanga impressa nella mente del pubblico. Consiglio numero 2, la scenografia. Detta così sembra un parolone, e invece anche solamente un tappeto fa molta molta differenza. I batteristi già lo usano per necessità, ma gli altri musicisti possono sfruttarlo per delineare il palcoscenico e quindi lo spazio dell'esibizione. Infatti, suonando in giro a locali, quasi mai si trova già un palcoscenico o comunque un palchetto rialzato. In questo modo, grazie a un tappeto, riuscirete a delineare il vostro spazio e a separare quindi lo spazio dei musicisti da quello del pubblico. Oltre a delineare lo spazio, servirà anche a creare un ambiente accogliente, senza suonare su un pavimento nudo e crudo. Adesso vi facciamo vedere un esempio fatto in casa di come potrebbe essere il vostro palco sfruttando i nostri consigli. Consiglio numero 3, le luci. Non sempre si ha il budget per comprare delle luci con delle teste mobili o con degli effetti speciali, ma basta anche poco per rendere più accogliente l'ambiente. Nel nostro caso abbiamo scelto di comprare delle lucine da giardino che fanno un bel effetto soft e colorano l'ambiente del bar. Ma non è necessario comprare delle luci apposite, se avete delle lampadine, magari non so, di quelle vintage da portarvi da casa, andranno bene lo stesso. Consiglio numero 4, le foto. Nel 2019 siamo infatti costantemente bombardati di foto ed immagini a ogni ora, a ogni minuto della nostra giornata. E infatti le immagini sono alla base della nostra comunicazione. Per un musicista quindi sarà molto importante sfruttare questa opportunità, per esempio attraverso i social media. È importante infatti al giorno d'oggi avere un profilo costantemente aggiornato, anche se non un'immagine al giorno, almeno un'immagine a settimana o almeno ogni due. Si tratta di fare un investimento e per esempio chiamare un vostro amico fotografo che magari ha appena iniziato a fare foto e vuole allenarsi, e in questo modo lui potrà allenarsi e voi potrete avere materiale a sufficienza per aggiornare costantemente il vostro profilo, perché alla fin fine internet è la più grande vetrina esistente al momento. Speriamo che questi consigli vi siano stati utili. Passate sul nostro canale Captures Channel. Ci vediamo al prossimo video qui con Accordo.it. Ciao!